salvezza è qui con me. Carissimi, proseguiamo il nostro cammino nella settimana autentica, celebrando insieme l'Eucaristia nel martedì della Settimana Santa. Siamo alla pagina 125 della tenda. Continuiamo la nostra preghiera con insistenza per chiedere il dono della pace in noi, tra di noi, nelle zone dove purtroppo ancora questa pace non è realizzata per via della guerra, della violenza. Preghiamo per tutte le nostre intenzioni di santità, per tutti i nostri buoni propositi. Affidiamo al Signore i nostri ammalati, che in questa Settimana Santa si sentano particolarmente vicini al Signore Gesù, offrendo come Lui la loro passione, in modo particolare per una nostra ammalata, per cui abbiamo acceso la luce ai nostri santi tre fanciulli, che oggi verrà sottoposta a un intervento chirurgico, e ci ha chiesto di pregare per lei. Affidiamo al Signore anche tutti i nostri cari, in modo particolare Merlo Silvio e i suoi familiari. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E noi speriamo sempre, perché l'amore del Signore è misericordia e perdono e riconcilia continuamente l'umanità a Dio stesso. E allora con questa intenzione chiediamo perdono dei nostri peccati. Tu che ci comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Tu che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Kyrie eleison. Tu che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. La tua misericordia, o Dio, strappi dal nostro cuore ogni vecchia radice di peccato e ci renda aperti al dono della vita nuova. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro di Giobbe. In quei giorni Giobbe prese a dire: ne ho udite già molte di cose simili. Siete tutti consolatori molesti. Non avranno termine le parole campate in aria? O che cosa ti spinge a rispondere? Anch'io sarei capace di parlare come voi, se voi foste al mio posto. Comporrei con eleganza le parole contro di voi e scuoterei il mio capo su di voi. Vi potrei incoraggiare con la bocca e il movimento delle mie labbra potrebbe darvi sollievo. Ma se parlo, non si placa il mio dolore. Se taccio, che cosa lo allontana da me? Ora però egli mi toglie le forze, ha distrutto tutti i miei congiunti e mi opprime. Si è costituito testimone ed è insorto contro di me. Il mio calunniatore mi accusa in faccia. La sua collera mi dilania e mi perseguita. Digrigna i denti contro di me. Il mio nemico su di me aguzza gli occhi. Spalancano la bocca contro di me. Mi schiaffeggiano con insulti. Insieme si alleano contro di me. Dio mi consegna come preda all'empio e mi getta nelle mani dei malvagi. Me ne stavo tranquillo ed egli mi ha scosso, mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato. Ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi arcieri mi circondano, mi trafigge le reni senza pietà, verso terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita,
e si avventa contro di me come un guerriero. Ho cucito un sacco sulla mia pelle e ho prostrato la fronte nella polvere. La mia faccia è rossa per il pianto e un'ombra mortale mi vela le palpebre. Benché non ci sia violenza nelle mie mani e sia pura la mia preghiera. O terra, non coprire mio sangue, né un luogo segreto trattenga il mio grido. Ecco, fin d'ora, il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù. I miei amici mi scherniscono rivolto a Dio, versa lacrime il mio occhio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Io gioisco per la tua promessa come chi trova un grande bottino. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per i tuoi giusti giudizi. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Io osservo i tuoi insegnamenti e li amo intensamente. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro di Tobia. In quei giorni Anna sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: «Ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava». Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: «Io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce». Anna corse avanti e si gettò al collo di suo figlio dicendogli: «Ti rivedo, figlio, ora posso morire». E si mise a piangere. Tobi si alzò e, incespicando, uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: «Coraggio, padre». Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire. Poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse dicendo: «Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi». E aggiunse: «Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, sia il suo santo nome su di noi, e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo. Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, dice il Signore, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Lode a te, o Cristo, e di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, terminati tutti questi discorsi, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: non durante la festa, perché non avvenga una rivolta tra il popolo». Parola del Signore. Dalle pagine dei Vangeli si evidenzia un'urgenza da parte dei capi dei sacerdoti, degli anziani del popolo, di eliminare Gesù, di togliere colui che dà fastidio, ma non durante la festa. In realtà sarà proprio lui la festa, come ben sappiamo. Fra 2 giorni è la Pasqua, dice Gesù, e il Figlio dell'uomo verrà consegnato. Questa Pasqua che suonerà in modo diverso per gli ebrei, che diventerà la Pasqua di Cristo, non più il passaggio dalla schiavitù dall'Egitto, ma il passaggio dalla morte alla vita, che la morte e la risurrezione di Gesù offrono a tutta l'umanità. Ecco perché oggi abbiamo ascoltato sia nel libro di Giobbe che nel libro di Tobia questa grande attenzione e cura verso i sofferenti e gli ammalati. Innanzitutto la fedeltà di Giobbe. Giobbe rimane, nonostante il suo dolore e la sua sofferenza, fedele a Dio, tenace nei confronti del rapporto con Dio, nonostante tutti gli amici, la moglie che gli parlano della sofferenza, che lo istigano ad allontanarsi da Dio, egli rimane fedele. Anzi, pur nel suo dolore, Giobbe è capace di educare e di richiamare questi amici, di richiamare la moglie. Non perde la fiducia in Dio, attende nella sofferenza. Così come ha atteso Tobi all'arrivo di Tobia e dell'arcangelo Raffaele, lui che, non vedendoci più, riacquista la vista. L'intervento dell'arcangelo Raffaele, colui che guarisce, che risana, ridà nuova vita a Tobia, a Tobi, e quindi vede Tobia che ritorna. Ma nello stesso tempo è l'immagine, Raffaele, di tutti noi che siamo chiamati a curarci gli uni gli altri, a prenderci cura della sorella e del fratello che abbiamo accanto, perché possano ritornare a guardare il Signore con speranza, con fiducia, anche attraverso di noi. E allora, mentre noi ci prepariamo ad entrare nel sacro triduo pasquale, i giorni più santi per noi credenti, che ci faranno giungere alla gioia della Pasqua, vogliamo chiedere proprio allora queste 3 grazie. La prima grazia è quella di essere forti nei momenti difficili, come è stato Giobbe, rimanendo fedeli all'amicizia con il Signore e invocandolo come ha fatto lui. Si rivolge a Dio continuamente. Ma chiediamo anche la seconda grazia, perché in questi tempi della Settimana Santa notiamo ancora di più le fatiche e le sofferenze degli uomini e delle donne che sono attorno a noi, che ci renda il Signore un po' come Raffaele,
portatori di consolazione, di guarigione, con la nostra buona parola che edifica, che sostiene, che consola. Ma soprattutto chiediamo la grazia di prepararci con consapevolezza all'evento pasquale, come abbiamo ascoltato dal Vangelo. Voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua. Ecco, non ci basta sapere, vogliamo condividere la Pasqua tua, Signore Gesù. Vogliamo entrare in profondità nel mistero d'amore che ci tira fuori dalle nostre sofferenze, dalle nostre tenebre, dalla morte che ci fa tanto paura. Vogliamo condividere con te questa esperienza di rinascita, di risurrezione. Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Ecco, è facile sapere i giorni, è difficile accogliere la grazia di questi giorni, ma è quello che oggi noi vogliamo chiedere al Signore, che ci dia la grazia di essere presenti, partecipi con la mente, con il cuore, con le labbra, con tutto noi stessi, affinché questa grazia pasquale inondi la nostra vita. E noi possiamo con Toby ripetere le grandi parole della benedizione. Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli, sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo il Vangelo, fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per noi lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati, perché morendo alla colpa risorgessimo alla vita di grazia. Ti affidiamo, Signore, con cuore fiducioso le nostre intenzioni di preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Per i cristiani che sono perseguitati a causa di Cristo e del Vangelo, perché possano trovare forza nella grazia che viene da te, ti preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per tutti i fedeli, perché in ogni parte della terra vivono questo tempo di grazia con fede e amore, in un atteggiamento di profonda e autentica disponibilità alla conversione, ti preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per coloro che sono in carcere, trovino in te una compagnia amica per vivere nel pentimento e nella redenzione il loro cammino umano e di fede, ti preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per tutti noi, perché possiamo davvero, come Raffaele, essere portatori di pace, di serenità, di gioia e curare il cuore afflitto di tante persone con la nostra testimonianza di fede, con la nostra buona parola, noi preghiamo. Per tutti i nostri ammalati che come Giobbe possono sperimentare la lontananza da Dio e nella sofferenza perdere speranza, in modo particolare per la nostra sorella che verrà operata quest'oggi, perché trovino sempre come Giobbe nel rapporto con il Signore invece la grande speranza della guarigione, preghiamo. Per tutti i nostri cari defunti, in modo particolare per Merlo Silvio e i suoi familiari, noi preghiamo. Accoglio, Padre, le nostre preghiere, confortaci nella sofferenza che ci affligge e liberaci dai nostri peccati per la passione del Figlio Tuo e Salvatore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Anche noi, gli uni gli altri, consegniamoci il dono prezioso della pace. Guarda questa offerta,
Accetta, o Dio, nostra salvezza, le offerte che ti presentiamo e donaci di celebrare santamente il mistero della nostra liberazione e della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di misericordia infinita, celebrando la memoria di Cristo Redentore. Sono imminenti ormai i giorni della sua passione salvifica e della sua gloriosa risurrezione, i giorni nei quali è sconfitta l'antica superbia del maligno e si rinnova il mistero della nostra liberazione. Riconoscenti e lieti, o Padre, per l'immenso amore con cui doni al mondo il tuo Figlio, noi con tutti gli angeli e i santi eleviamo l'inno della nostra fede. Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti affidiamo le vittime del coronavirus, le tante vittime di ogni forma di violenza, in particolar modo quella sulle donne e sui bambini, le vittime di ogni guerra. Ti affidiamo il nostro fratello Silvio con i suoi familiari e nella tua misericordia anche tutti i nostri cari defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo, San Vittore, Santo Stefano, i tre santi fanciulli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane, non chiudere la tua porta, anche se ho fatto tardi, non chiudere la tua porta, sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto, apri, Signore pietoso, accoglimi al tuo convito, donami il pane del regno. Con il Signore Gesù, il Figlio, anche noi come figli e figlie ci rivolgiamo a Dio chiamandolo così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Per noi tutti, per le nostre famiglie, per questa nostra comunità pastorale, per la Chiesa sparsa nel mondo intero, per tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli ammalati, per questa umanità tanto ferita, chiediamo con insistenza e fiducia il vero dono della pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. Beati noi, felici noi, perché anche oggi il Signore ci invita a partecipare a questa mensa di salvezza, perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Canto numero 16. Amico degli uomini, benedetto vivente nei cieli.
Preghiamo. Concedi a noi di credere, o Dio onnipotente, che la morte del Figlio tuo, celebrata in questi misteri, ci rende partecipi della tua stessa vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Prima di invocare la benedizione, affidiamo questa nostra sorella all'intercessione dei nostri tre santi fanciulli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi tre fanciulli, pregate per lei e per tutti noi. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica e ci accompagni sempre Dio onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. A tutti grazie e buona giornata a tutti. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. In particolare, preghiamo perché l'impegno del personale sanitario nell'assistenza alle persone malate e agli anziani, soprattutto nei paesi più poveri, sia sostenuto dai governi e dalle comunità locali, perché la luce di Cristo risorto illumini e riscaldi i nostri cuori, accendendoli di speranza cristiana e di nuova vita. Cuore di Gesù, trafitto e tornato a vita risorta, colma della tua grazia il cuore dei tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza. Thank you.